Hello! Ciao amici! Sono quasi le 3 e io in realtà mi ero prefissata di iniziare questo video stamattina, ma mi sono completamente dimenticata di farlo. Ma tanto non è successo niente. Non succederanno grandi cose neanche da qui a questa sera, perché la cosa bella di questo venerdì 31 maggio, raga, è già finito maggio. La cosa che succederà oggi, venerdì 31 maggio, è che io e Andre siamo stati invitati all'anteprima di Kind of Kindness, è il nuovo film di Largos Lanthimos. Non è Largos Lanthimos, ma è Yorgos Lanthimos. E non è Kind of Kindness, è Kinds of Kindness. E alla proiezione sarà presente Willem Dafoe. Raga! Oh mio Dio, sono emozionatissima. Se ci fosse stata Emma Stone, sarei probabilmente morta. Quindi ho detto, devo per forza documentarlo, devo per forza portarvi con me. E sono molto contenta di farlo. E quindi, niente. Per il resto del pomeriggio avrò lezioni e lezioni e lezioni e lezioni. Quindi ci vediamo poi stasera, insomma. Ah, tra l'altro, in teoria ho finito il mio dipinto e sono molto contenta. In realtà, vabbè, qui ho sbavato, qui ho sbavato, qui ho sbavato. Comunque, in realtà siccome mi è avanzato tantissimo colore, sto andando avanti finché, insomma, tipo anche queste parti non sono belle, belle riempite. Però, dai, carino. Hours later. Questo è il look. Really, really simple. Manca la scarpa. Oppure potrei andare così. Ok, siamo pronti per andare. Sono emozionatissima, è la prima volta che guardo un film con un attore del film presente in sala e il fatto che sia internazionale è ancora più emozionante. Quindi, let's go! Ci siamo riuniti. Salve. Devo ballare come Emma Stone. Ok, ballato abbiamo ballato. No, i denti bruissimi! Ma no! Ma è tremendo! Raga, l'ho visto. Allora, adesso mi sono ritirata perché c'è un casino nella parte drink, cibo, eccetera. Che emozione, oh mio Dio! Adesso credo che parlerà, dirà qualcosa prima dell'inizio del film. Sto male, raga, c'è un video. Oggi presentiamo Kinds of Kindness, dopo ovviamente l'anteprima mondiale al Festival di Cannes. Preparate le mani perché qui insieme a noi il meraviglioso e magnifico Willem Dafoe.
great. Yorgos is very inspiring. I like being around him. He's got a physical approach, a practical approach. So what to expect? I don't think about that. That's not my job, that's your job. We try to give you something, but I don't have designs on what you had to think. Hours later. Sei contenta di aver visto William Dafoe? William Dafoe! Sì, sì, film molto particolare. Non sappiamo bene cosa dire. La carta ci diceva che dovevamo chiederci il perché di questo titolo. Ma io potrei averlo capito, però non so se me la sento di esporre la mia tesi al pubblico. Come ogni anteprima ci hanno lasciato la tote bag con dentro delle cose. Noi le abbiamo già viste, ma ve le voglio fare vedere. Allora, la prima, la più bella, la locandina! Che figo! Io vorrei che ad ogni anteprima ci dessero le locandine. Poi, a hat. Ci sta bene con come sono vestita. Carino. Oddio no, forse mi fa la testa strana. Maglietta. Ci sta, normale. E poi una super cheat al film. La borraccia. Non so se si legge. 1000 lacrime, 2000 lacrime, 3000 lacrime, 4000 lacrime. E basta. That's it. Maya, vuoi venire a fare un saluto? Vieni. Sia bella. Buongiorno. A few moments later. Dopo la frase che sto per dire, è probabile che la prossima settimana o già domani tornerà il brutto tempo. Perché stiamo andando noi due, entrambi quindi, a fare shopping. Noi non compriamo mai dei vestiti. Sì, tolta la mia felpa bianca. Sono tipo 8 anni che non compro dei vestiti. Capisci? Chissà, magari non troviamo niente. Magari non troviamo niente e non compriamo niente. Esatto. In sostanza, il posto in cui siamo andati, cioè ci siamo andati apposta, perché praticamente vai lì e con una sacca non so come spiegarlo, hai a disposizione una sacca, la riempi di vestiti, comunque di tutto quello che c'è dentro. Non so come spiegarlo, come funzionava. È semplice, tu paghi 19 euro un sacchetto, tutti i vestiti che metti nel sacchetto te li puoi portare a casa. Non riuscivo a spiegarlo, vabbè, l'ha spiegato lui. Ma non erano belli i vestiti? Stracciatella di cocco e grigio, che sarebbe arachide, salato, sesamo, una cosa del genere, buonissimo. Lui ha preso marcia e pantera rosa. Pantera rosa sarebbe cioccolato bianco e rosa. Frutti di bosco. Frutti di bosco.
vede però. Prima volta che prendi un paio di pantaloni così. Non riesco bene a muovermi, però mi piace. Dai, sta bene. Sì. Finiamo la giornata andando un po' l'Hamburg. Tornati a casa dalla piccola Maya. Guarda. Ti sta bene. Basta. L'hai già fatto tre volte. Gli scorreggia in faccia. Ma non volevo scorreggiare in faccia, volevo far vedere che mi ringhia il culo. Ah. Ah, io qua sentito la zampa nel culo. Giochiamo a Escape the Room. Hours later. La bocca che le cade. Ma che faccia c'ha? Stanca. Dai, capiamo quel cacchio se sono ste stringhe. Congratulazioni. Avete salvato i bambini dalla magia oscura della casa e siete riusciti a scappare dalla casa delle bambole maledette. Ce l'abbiamo fatta! Con un po' di aiuti. Sono stanca, voglio andare a dormire. Andiamo posto domani? Sì, assolutamente sì. Buonanotte, Maya. Buonanotte. Amore. Oh,